Sono Dan Marino e vengo a presentarvi la mia installazione. Allora, qui vediamo l'evoluzione dell'essere umano, della persona umana, dall'età bambina all'adolescenza, all'età matura, fino ad arrivare verso la vecchiaia. Cosa succede? All'inizio c'è questa evoluzione, si cerca di crescere sempre di più, portandosi un fardello, portandosi un problema che non cambia crescendo, ma resta sempre uguale, un qualcosa che ci portiamo dentro e non riusciamo mai a liberarci. Però, se notiamo, questo individuo riesce comunque a crescere. Perché riesce a crescere? Perché l'azione delle avversità, qui rappresentata dal fuoco, cioè dalla lavorazione e dalla filosofia Sōu Shūjinan giapponese, cioè tavola di legno bruciata, sta a significare che il fuoco come corruttore e distruggitore ha creato con la sua azione uno strato che è impenetrabile, è impermeabile all'acqua, agli eventi e agli insetti, e questo ha fatto sì che l'individuo potesse crescere. Quando questo individuo arriva all'età adulta, ecco che cerca di evolversi ulteriormente, si libera dal peso, si libera dal suo problema e cerca di andare per il mondo adattandosi a quello che la vita richiede. Man mano va avanti nell'età, notiamo che la complessità delle sue sfaccettature aumenta sempre di più, fino ad assumere l'ultima forma, che è quella qui, dove vediamo mille sfaccettature, ma non solo, vediamo anche quello che è la sua essenza, quelli che sono i suoi difetti, quelli che sono le sue origini, portate con orgoglio in cima. Quello che potrebbe essere un punto debole diventa un punto di forza inattaccabile in quanto noi lo mettiamo in prima pagina. Qui la persona è completa. Questa è un'installazione appunto che riguarda l'evoluzione umana. Può essere presa singolarmente, come anche complemento da prego, 1, 2, 3, o addirittura a gruppi di 3, 1 e 1, 2, o totale insieme per arricchire il mondo nella stanza, come in questo caso che siamo nella biblioteca del palazzo, che è eccezionale. Con questo vi ringrazio.